La Calabria prima in Italia per numero di somministrazioni in un giorno, oltre 24.000 dosi, superato il target indicato alla struttura commissariale, ma i contagi sono ancora in crescita, quasi 2.000 nelle ultime 24 ore, altri 7 i decessi. A Corigliano Rossano i reparti Covid sono al completo, si prevedono trasferimenti ad Acri, ma il primario del pronto soccorso esclude l'emergenza. La giusta rivendicazione dei cardiologi dell'Annunziata non smuove la commissaria, sono bravi, dice, ma questa è un'emergenza e il provvedimento è necessario, ma mancano personale e attrezzature. Confronto a Catanzaro sull'azienda zero per il presidente del Consiglio regionale rappresenta una svolta per la sanità, mentre il PD avanza dubbi. Il prezioso liquido non sempre sgorga puntuale dai rubinetti di casa nostra. Il commissario Calabretta punta l'indice sulla rete vetusta e sulla difficoltà di reperire fondi per le infrastrutture. Buonasera dalla redazione del TGTN in primo piano, dunque l'emergenza Covid. Intanto ci sono buone notizie per quanto riguarda i vaccini. In un giorno oltre 24.000 dosi e la Calabria ancora una volta prima in Italia per numero di somministrazioni. Ma i contagi sono ancora in crescita, quasi 2.000 nelle ultime 24 ore e si registrano altri 7 decessi. Vediamo. Nuovo record di vaccini in Calabria. In un giorno sono state somministrate 24.189 dosi, il 33,3% in più rispetto alle 18.145 fissate come obiettivo dal generale Figliuolo. Il presidente della regione Roberto Occhiuto sottolinea che ancora una volta la Calabria è risultata la prima regione in Italia per numero di somministrazioni. La cifra più alta riguarda le terze dosi, 19.591, ma crescono anche le prime dosi, 2.221. Bene anche le vaccinazioni per i più piccoli e la campagna vaccinale non si ferma. Proprio ai bimbi è dedicata domani l'iniziativa La Notte della Befana con vaccinazioni in piazza 11 settembre a Cosenza. E intanto sempre domani arriveranno in Calabria altre 23.300 dosi di Moderna, prima consegna di vaccini per il 2022. Ma il Covid non frena la sua corsa. Oggi altri 1.905 positivi su 13.194 tamponi e i contagi si concentrano soprattutto nella provincia di Reggio Calabria con 836 nuovi casi riportati. Il Covid continua inoltre a mietere vittime, altri 7 decessi in un giorno. La Calabria conferma poi il pericoloso trend in aumento dell'ospedalizzazione da Covid. Oggi altri 12 ingressi in reparto per un totale di 335 ricoveri, stabili a 29 invece i pazienti in terapia intensiva. L'aumento dei posti letto Covid disposti negli ultimi giorni dal governatore e commissario della sanità calabrese Roberto Occhiuto attenua il rischio che la Calabria possa finire in zona arancione, ma la rilevazione dell'Agenas evidenzia come la nostra regione abbia superato abbondantemente le soglie critiche del 10% nelle rianimazioni e del 20% dell'area medica. Contagi in continua crescita, aumento della pressione sui reparti Covid, personale medico sanitario sottodimensionato e piegato da turni massacranti. Sono i nodi che affliggono l'Annunziata di Cosenza, illustrati questa mattina in conferenza stampa dal commissario Isabella Mastrobuono. Una situazione grave, dice, ma in linea con il resto d'Italia. Sentiamo. Il personale, per quanto riguarda le assunzioni, abbiamo fatto l'impossibile. Il commissario dell'azienda ospedaliera di Cosenza, Isabella Mastrobuono, vuole chiudere così la querelle con i medici in agitazione per la carenza di personale. Tutte le procedure concorsuali possibili sono state effettuate e altro non si può fare. Arriveranno nuovi infermieri a tempo determinato e ci sarà anche una convenzione con l'ASP per l'utilizzo dei medici del 118. I turni sono pronti. Il pronto soccorso di Cosenza ha bisogno dei medici di altri reparti per far funzionare il box cardiologico, quello neurologico e presto anche uno pediatrico. Questo snellirà il lavoro e i tempi di attesa. Ma viene assicurato, in prima linea resteranno gli esperti dell'emergenza urgenza e arriveranno nuove attrezzature. Il lavoro dei cardiologi, il lavoro dei neurologi che noi abbiamo chiamato a darci una mano per selezionare
avvicinare i pazienti al pronto soccorso è fondamentale, è veramente importante e per questo motivo li stiamo cercando di supportare. I neurologi hanno chiesto un'ulteriore assunzione di neurologi e lo faremo, mentre i cardiologi, per quanto riguarda le attrezzature, abbiamo già dato disposizione di comprare tutte le attrezzature che riterranno necessarie a livello di pronto soccorso. A metà mese dovrebbero finire i lavori del nuovo reparto OBI, l'osservazione breve intensiva che darà respiro al pronto soccorso con una ventina di posti letto. Sul fronte della terapia intensiva non sembra andare male. Abbiamo 13 posti a disposizione per la patologia Covid. Di questa, la data odierna, solo 7 sono occupati. Questo ci consente di respirare e di avere, diciamo, un approccio totalmente diverso, tenendo anche in considerazione che è proprio la patologia in questo momento che richiede meno ospedalizzazione e meno terapia intensiva. E ci sono anche delle novità. Ci saranno 35 nuovi posti a Cosenza. I 35 a Cosenza sono 18 di pneumologia, di cui 10 di subintensiva e 17 di malattia infettiva. Questi vanno ad unirsi a quella che poi è l'organizzazione di rete che abbiamo sul territorio con i posti di Rossano, Cetraro ed Acri. E anche l'ospedale di Rogliano avrà altri 24 posti letto disponibili. Insomma, arrivano rassicurazioni. La situazione è complicata, ma non allarmante. È il momento di remare tutti nella stessa direzione. Il gran numero di contagi causa inevitabilmente nuovi ricoveri, ma la situazione resta per il momento sotto controllo anche all'Annunziata di Cosenza. Intanto procede a ritmo spedito la vaccinazione della fascia di età 5-11 anni e si sfrutteranno anche i giorni di sospensione delle attività scolastiche decretate dal Presidente della Regione proprio per immunizzare i bambini. Sentiamo. 14.30, un'ambulanza arriva a sirene spiegate all'Annunziata di Cosenza. A bordo il personale indossa le tute di sicurezza anti-Covid perché, evidentemente, trasporta un caso sospetto. Il mezzo si mette in fila perché nel piazzale sono presenti altre ambulanze in attesa. Anche la notte scorsa c'erano diversi mezzi in sosta nel piazzale. Vi mostriamo le immagini giunte alla nostra redazione, che ricordano quelle girate nei momenti di maggiore pressione sull'Annunziata. Di questo video e di altri in circolazione ha parlato oggi il commissario Mastrobuono, smentendo la sofferenza da parte dell'azienda ospedaliera. I mezzi in questione erano in procinto di effettuare trasferimenti in altre strutture o semplicemente parcheggiati. Nessun allarme dunque, almeno per il momento. Certo è che l'afflusso in ospedale è superiore rispetto a quello delle settimane scorse. Resta valido il concetto che abbiamo espresso ieri, ossia che dei numerosi contagiati, ieri sono stati 118 in provincia di Cosenza, 379 in provincia di Reggio Calabria, finisce in ospedale soltanto il 3%. Sono comunque numeri importanti perché il contagio è molto molto diffuso e quindi abbiamo in Calabria 323 ricoveri con 11 in più nelle ultime 24 ore in area medica, 29 ricoveri più uno in terapia intensiva su base regionale. Per quanto riguarda Cosenza sono 96 i ricoveri in questo momento nelle strutture dell'azienda ospedaliera e dell'azienda sanitaria. Sono più 5 rispetto a ieri e ci sono 7 persone in terapia intensiva qui all'Annunziata di Cosenza. Per intenderci, Reggio Calabria, altra provincia molto vasta, ha numeri più importanti nonostante abbia una popolazione inferiore, perché ha 138 ricoverati in area medica e ben 13 in terapia intensiva. Va avanti la vaccinazione, andrà avanti in questi giorni a grande intensità anche per quanto riguarda la fascia dai 5 agli 11 anni. Anche per questo motivo il Presidente della Regione ha inteso sospendere attività scolastiche per i giorni 7 e 8 gennaio, quindi si tornerà a scuola lunedì 10 per far fronte alla diffusione rapida del contagio, un'incidenza che in alcune zone della Calabria ha raggiunto i 500 soggetti per 100.000 abitanti, non è il caso della provincia di Cosenza dove i numeri sono sicuramente più bassi, e serve una accelerazione vaccinale proprio nella fascia di età 5-11 anni e comunque under 18. I numeri sono abbastanza rassicuranti nelle ultime ore, però la media calabrese al 7% per quanto riguarda i 5-11 anni è ancora inferiore a quella italiana che è del 10%. Ci sono, per intenderci, 7.700 bambini che sono stati vaccinati su un totale di 106.000, quindi bisogna fare in fretta con la vaccinazione.
A proposito della situazione che si registra all'Annunziata di Cosenza, in particolare la situazione del pronto soccorso, sulla stessa scia dei cardiologi, anche i neurologi contestano la decisione del commissario straordinario di istituire due postazioni specialistiche, una cardiologica e una neurologica, proprio per potenziare il pronto soccorso. Sentiamo. Non solo i cardiologi, anche i neurologi in servizio all'Annunziata di Cosenza contestano la decisione del management aziendale di istituire due postazioni specialistiche, una cardiologica e una neurologica H12, per sopperire alla carenza di personale nel pronto soccorso. E così sulla stessa scia dei cardiologi, anche i neurologi, in una lettera inviata ai vertici del nosocomio, sottolineano che l'ipotesi di destinare due unità all'unità operativa di pronto soccorso appare irrealizzabile, soprattutto in relazione alla atavica carenza di medici in pianta organica, una carenza di personale che già rende difficile, aggiungono, garantire il servizio di assistenza per patologie neurologiche acute, in particolare per l'ictus. Contestualmente all'unità stroke, che riceve pazienti da tutta la provincia di Cosenza e molto spesso da quelle di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, lo stesso personale garantisce, sia pur con enormi sacrifici, la gestione del reparto ordinario di ben 8 ambulatori dedicati e la pronta disponibilità per l'accertamento di morte cerebrale presso l'unità operativa di rianimazione. Sottrarre due unità al giorno a neurologia, aggiungono, si tradurrà inevitabilmente in un inadeguato e insufficiente servizio per i pazienti neurologici. I contagi da Covid preoccupano al Giannettasio di Corigliano Rossano, ma non è emergenza, sottolineano i sanitari. Intanto da oggi chiesta la collaborazione con il nosocomio di Acri proprio per fronteggiare i ricoveri. Il Covid non arresta la sua corsa, il balzo in avanti dei contagi mette a dura prova gli ospedali. Al Giannettasio, siamo sullo Ionio Cosentino, nella città di Corigliano Rossano, la terza città più grande della Calabria. I sanitari del pronto soccorso fanno i conti con le difficoltà, ma sottolineano non è emergenza. Abbiamo un notevole afflusso di casi positivi, per fortuna i ricoveri sono molto di meno e sono più è possibile più regolarizzare, non c'è quell'invasione come negli anni precedenti. Abbiamo il reparto pieno, 36 posti letto, e stamattina forse mi dicono che libereranno 3 posti perché c'è di aiuto molto l'ospedale di Acri, dove ricoveriamo i casi, possiamo trasferire i casi meno intensivi, più gestibili per le possibilità di quell'ospedale. Siamo in piena quarta ondata, il virus, sostengono i medici, sta cambiando. Certamente il virus non va via, ormai resta, è uno della famiglia, non andrà più via. Certamente però riusciremo a convivere, riusciremo con la vaccinazione, ecco, a controllarlo. Da oggi in Italia anche la pillola anti-Covid, ma i sanitari sono cauti. Certamente una cosa in più. Però non è questo certamente la terapia che attualmente va fatta, che va fatta tanta prevenzione, distanziamento, mascherine e vaccino soprattutto. L'azienda sanitaria Zero è l'azienda unica d'Ulbecco al centro di un confronto a Catanzaro. Per il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso si tratta di una svolta per la sanità calabrese. Perplesso invece il PD, i medici del Pugliese Ciaccio chiedono intanto di comprendere meglio le conseguenze della fusione con il Mater Domini. Il convegno che si trasforma in confronto a Catanzaro nella sala concerti di Palazzo dei Nobili, i medici ed esponenti politici discutono sull'azienda sanitaria Zero che prevede nella città capoluogo anche la fusione degli ospedali Pugliese Ciaccio e Mater Domini nell'azienda unica d'Ulbecco. La fusione diventa strategica se pensata nei termini della creazione di un sistema assistenziale, formativo e di ricerca efficiente ed efficace. Il Pugliese Ciaccio, almeno sulla carta, dovrebbe diventare una casa della salute. Vogliamo tenere a viva l'attenzione su quelle che sono le competenze anche dell'ospedale pugliese, che al di là dell'urgenza-emergenza eroga servizi di alta specialità. Per il presidente del Consiglio regionale, azienda Zero è la scelta giusta per la svolta in sanità. Azienda Zero ha l'intento di colmare tutte le lacune
burocratiche e amministrative che si sono palesate in questi 12 anni o quasi 13 di commissariamento. Va nella direzione di semplificare, va nella direzione di accentrare, va nella direzione di poter fare finalmente i bilanci reali e effettivi, cosa che non c'è in molte aziende sanitarie, quindi, o aziende ospedaliere. Ad esprimere dubbi sul percorso portato avanti dal centrodestra è il PD. È necessario un controllo centralizzato e una razionalizzazione delle procedure di acquisto per evitare la frantumazione delle gare e la dispersione delle risorse. L'azienda unica risponde a questo elemento, a questo obiettivo. Parliamo adesso di carenza idrica. Il commissario della Sorica, al Calabretta, punta l'indice sulla rete vetusta e sulla difficoltà di reperire fondi per le infrastrutture. Basta dare un'occhiata all'home page del sito della Sorical per rendersi conto di quanto sia fragile il sistema idrico della provincia di Cosenza. Delle 6 notizie riportate riguardanti guasti e interruzioni di servizio, 4 riguardano il Cosentino. Tra alberi caduti che tranciano la linea elettrica, rotture di condotte obsolete e di servizi causati dal maltempo, sono davvero tanti i punti critici del sistema di erogazione dell'acqua. L'ultimo inconveniente in ordine di tempo è avvenuto domenica scorsa, rubinetti a secco e disagi per la popolazione. Il commissario Sorical Cataldo Calabretta spiega qual è la situazione. Sorical gestisce ben 156 acquedotti ed è del tutto normale che su 6.000 km di condotta si possano verificare delle rotture, ma le nostre squadre sono sempre pronte in poche ore a ripristinare il servizio, tant'è che domenica scorsa a Cosenza, grazie al serbatoio di Cozzo Moio, abbiamo garantito l'acqua fino alle ore 18. In quasi tutti i quartieri non si sono neanche accorti del problema avuto sull'Abate Marco e le rotture, diciamo, di questa infrastruttura, che è un'infrastruttura su cui ogni giorno si fanno degli interventi importanti, sono tutte quasi, insomma, causate da frane e smottamenti e le condotte sono state posate negli anni 70, alcuni tratti sono stati rifatti, il tracciato ovviamente è in maniera naturale cambiato e facciamo riferimento ad un tracciato che per ben 60 km attraversa territori che sono geologicamente e morfologicamente tormentati, sono molto particolari, ci sono pressioni elevatissime, i versanti sono instabili e ovviamente causano di sovente delle rotture anche importanti e per rifare tutto quanto occorrono decine di milioni di euro che ovviamente in questo momento Sorical non ha né siamo oggi nelle condizioni di capire quando si potranno fare questi investimenti. Luigi Sbarra, segretario generale della CISL, è stato ospite questa mattina della Camera di Commercio di Cosenza, molti temi affrontati. Economia digitale e cambiamento del modello sociale, è stato questo il tema dell'incontro della prima seduta del Parlamento delle Imprese della Camera di Commercio di Cosenza, che ha ospitato l'intervento del segretario generale CISL, Luigi Sbarra. Al centro di questa prima seduta del 2022 il fenomeno dell'accelerazione impressa dalla pandemia al processo di innovazione digitale, che rappresenta una leva economica fondamentale e un presupposto imprescindibile dell'inclusione sociale e lavorativa. C'è tanto lavoro povero che va riqualificato, va formato, vanno aiutate le persone ad accrescere le competenze e le conoscenze, ma la transizione digitale, ecologica, industriale porterà anche tanta nuova occupazione. Ecco perché noi dobbiamo sforzarci nel mettere al centro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il lavoro, la sua qualità, la sua stabilità, il valore e la centralità della persona. E la parola magica oggi è l'investimento sulla formazione, sulle politiche attive, sull'occupabilità.
Una delle maggiori preoccupazioni su cui bisogna agire è la possibilità della contrazione dei livelli di impiego, che potrebbe derivare dalla sostituzione del lavoro umano con quello delle macchine o dalle difficoltà di stare al passo con le nuove tecnologie. La formazione non va soltanto nel mondo del lavoratore, va anche nella classe dirigente dei corpi intermedi, che deve essere preparata per affrontare anche il futuro. Quindi i corpi intermedi devono aiutare la politica, poi non possiamo lamentarci dalla politica che non è preparata, quando i corpi intermedi previsti dalla Costituzione in realtà devono essere attualmente preparati. Allora i corpi intermedi nel Mezzogiorno, specialmente in Calabria, non possono fare delle lobby di club privati, devono fare interessi generali. Mendicino, città cardioprotetta, domani mercoledì 5 gennaio la consegna di un secondo defibrillatore donato dal Rotary Club. In Italia ci sono 80.000 arresti cardiaci all'anno, che si verificano nella maggior parte in posti pubblici. La maggior parte di questi arresti può essere evitata se si interviene nell'arco di pochissimi minuti con competenze adeguate e strumenti adeguati. Da qui la necessità di avere degli strumenti, diciamo, ecco, da poter essere fruibili dalla maggior parte della popolazione e ovviamente dotare anche la popolazione delle conoscenze per poter effettuare questo. Il nostro progetto consiste proprio in questo, dotare la città di Mendicino di una rete di defibrillatori. Avere la possibilità, come ha la nostra amministrazione in questi anni, di poter dotare la città, grazie a Rotary, Mendicino Serre Cosentine, di DAE sul proprio territorio, è credo qualcosa di assolutamente importante, di cui voglio ringraziare il Presidente e tutti i soci per fare questa seconda donazione alla nostra città, e quindi dopo Piazza Municipio anche un altro nostro quartiere avrà la possibilità di poter utilizzare un defibrillatore qualora ce ne fosse bisogno. Oltre al progetto della città cardioprotetta, il Rotary Club di Mendicino Serre Cosentine ha in programma tanti altri progetti. Ne voglio citare solo qualcuno, come un euro contro la polio, la cui referente è la dottoressa Mariella Cappetta, dirigente scolastico del comprensorio Mangoni Grimaldi, e la profilassi dell'igiene mentale, dell'igiene dentale nelle scuole, e soprattutto un vasto progetto che riguarda l'autismo e che comprende l'ipoterapia, il sapone solidale e l'accoglienza dei bambini autistici in ospedale, la cui referente è la dottoressa Carmen Romano. Vi lascio adesso alla borsa e al meteo, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Altra giornata all'insegna degli acquisti per le borse europee, mentre Wall Street viaggia incerta. Gli operatori hanno momentaneamente messo da parte le incertezze legate alla diffusione della variante Omicron, nonostante l'aumento record di 1 milione di contagi registrato ieri negli Stati Uniti, scommettendo per lo più sulla ripresa dell'economia e di settori ciclici come viaggi e auto. Sullo sfondo restano i parziali timori per l'elevata inflazione, le difficoltà nella supply chain e la prossima stretta monetaria delle banche centrali in attesa delle minute della Federal Reserve e dei dati americani sul mercato del lavoro. Diffusi i numeri tedeschi sulle vendite al dettaglio, più 0,6% mensile, più 0,2% annue, disoccupazione 5,2%, oltre al PMI manifatturiero britannico in crescita 57,9 punti e l'inflazione francese più 2,8 tendenziale a dicembre. Così il FTSE MIB e il DAX di Francoforte chiudono il rialzo dello 0,8%, ben intonati come l'IBEX 35 di Madrid più 0,4%, il CAC 40 di Parigi più 1,4% e il FTSE 100 di Londra più 1,6%. Oltreoceano contrastata Wall Street con Dow Jones più 0,6% ed S&P 500 flat e Nasdaq meno 1,5%, con i tecnologici frenati dall'eventualità che i tassi di interesse più elevati svalutino i loro profitti. Sul Forex l'euro-dollaro scambia poco sotto 1,13, mentre il cambio fra biglietto verde e yen supera quota 116 per la prima volta da gennaio 2017. In rialzo le quotazioni del greggio con il Brent più 1,3%, 80 dollari, e il WTI più 1,3% a 77 dollari. L'OPEC e i suoi alleati hanno concordato di procedere con l'aumento previsto della produzione di 400.000 barili al giorno da febbraio. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si amplia leggermente a 134 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,21%.
Tornando a Piazza Affari, rimbalza Iveco più 6% dopo le vendite della prima seduta e l'avvio di copertura di Goldman Sachs ed Equita con rating buy. Seguono Unicredit più 3,8%, Ferrari più 3% e Stellantis più 2,2%. In calo invece di Azorin meno 2,6%, Amplifon meno 2,1% e Inwit meno 1,9%. Grazie e buon proseguimento di serata. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Ultimi due giorni con clima mite e tempo soleggiato, salvo addensamenti lungo i litorali tirrenici. Dalla giornata di giovedì 6 gennaio, infatti, le temperature ritorneranno più o meno in linea con le medie stagionali. Domani cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, temperature in leggero calo sui versanti tirrenici ed in momentaneo aumento sui versanti ionici. Domani da poco mosso a mosso il Mar Tirreno con venti di direzione meridionale, mosso a tratti molto mosso il Mar Ionio con venti dei quadranti meridionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.